Buonasera amici di C5 Umbria, siamo qui a Magione per la finale che tutti aspettavano tra Todi e Angelaia. Andiamo con la lettura delle formazioni. Il Todi con numero 1 Beltrami, numero 3 De Santis, numero 4 Engombe, numero 5 Faria, numero 6 Pellegrini, numero 7 Perunullo, numero 9 Fraolini, 10 De Angelis, 11 Pazzaglia, 12 Ricci, 17 Intropico, 18 Fla, 20 Cresto, 22 Sarli, allenatore mister Bettelli. L'Angelaia risponde con in porta il numero 12 Carpinelli, 5 Raspa, 6 Cina Perotti, 9 Matteo Ronca, 7 Emanuele Ronca, 10 Sorbelli, 8 Mureseghi, 11 Rosselli, 17 Eddie Giardini, 21 Carfagna, 22 Giorgetti, 23 Del Lugo, numero 1 Casalini, allenatore mister Pier Galani. Gli arbitri del match sono la signorina Collopi e il signor Mirri. E l'abbiamo visto, questo è un campionato che veramente di marca Angelaia Todi ed oggi si metterà il punto esclamativo sul girone d'andata. Riparte Perotti, grande Faria di classe, Cresto, tocco sotto, ci mette le mani Carpinelli, parata da gioco. Riparte Mureseghi, Rosselli, Beltrami viene scavalcato ma la palla finisce fuori, il tocco sotto di L'Angelaia Giardini va sul lato sinistro, dall'altra parte si ripete il 2 contro 1 per il Todi. Faria, anche lui va da solo, mette in mezzo Cresto, Daniel Cresto, 1-0 per il Todi. Ha fallito Giardini l'occasione del 3 contro 2 da una parte, palla recuperata dal Todi e Faria la messa per il proprio compagno. Daniel Cresto ha siglato, non c'è riuscito a intervenire Carpinelli, riesce a intervenire. Recuperata palla da Faria, grande Carpinelli al limite dell'area, esce di corpo, para il tiro, il piazzato di Faria che la meglio, rientra Mureseghi, palla immediatamente per Faria contro Perotti interviene con la Faria di punta, Sarli, miracolo di Carpinelli con la mano di richiamo recupera la palla. Sono maggiormente il controllo del match, Sorbelli si aspetta il movimento di Mureseghi, Sorbelli si gira, apre per Mureseghi, tiro, rete! Mureseghi, numero 8 giallo-rosso, sigla il gol dell'1-1. Sorbelli festeggia come la finale dei mondiali, partita effettivamente calda. Angelaia che riagguanta il... Grande Rosselli, salta, si beve, anche Faria mette in mezzo a rete di Sorbelli, numero di Rosselli e palla per Sorbelli che segna il gol del 2-1. Grande numero di Rosselli, era stato un pochino spento, si è acceso il giocatore dell'Angelaia. Simone, che numero ha fatto? Grande numero di Rosselli. Sì. Riparte Cresto per Faria, palla sporcata da Rosselli e riesce Carpinelli, due volte Carpinelli su Faria. Decisione messa laterale, Cresto, Faria, gli arbitri fischiano la fine di un primo tempo altamente spettacolare, veramente secondo tempo nel quale la partita ancora è tutto in sospeso. Si riparte in questo secondo tempo, l'Angelaia si schiera con Beltrami, 2-1 per la formazione giallorossa, palla leggermente lunga per Rosselli che ci arriva, la rimette in mezzo, palla arriva da Pazzaglia, contropiede Todi, Cresto, rete! Daniel Cresto, doppietta per il numero 20 del Todi, quando siamo giunti al secondo minuto di gioco. Daniel Cresta mette lunga per Sorbelli aspetta che sai la squadra, ancora per Rosselli tira, Rosselli palo, ancora Rosselli recupera il pallone, contestato ancora Rosselli, riesce solo contro tre a parte di Faria che momenti serve Sorbelli, danza Sorbelli che tira, passa la palla a Giardini, sventola i Giardini e Beltrami a due mani mette il rimesso, non viene ravvisato fallo, parla Sorbelli, Giardini velo col corpo da parte di Faria, non viene dato fallo, 3 contro 1, Cresto mette in mezzo, Sarli la piazza sotto il set, Carpinelli inferocito
va a protestare con l'arbitro, non era stato ravvisato fallo e Sarli la mette dentro per il 3-2 da parte del Todi quando siamo giunti al 14° del secondo tempo. Discrete polemiche a rimetterla, riesce a saltare Rosselli, grande Faria, forse con aveva allungato il piede, forse c'era decisamente Pellegrini e Carpinelli addirittura che litigano, c'era stata la gamba tesa Pellegrini e Beltrami, adesso c'è fagiolata a tutti contro tutti, sono entrate anche le panchine in campo, c'era stata la gamba tesa dell'intervento di Faria sul pallone prima, ma dopo Rosselli l'ha scalciato, probabile espulsione per, vediamo il portiere di movimento se sarà favorevole o no all'Angelana, la mette in mezzo, autogol di Pellegrini, 3-3, autogol di Pellegrini, 3-3. Quando siamo giunti al teoricamente al 27°, ma ci sarà molto molto da recuperare. Finisce il secondo tempo, mentre noi parlavamo di Faria, altro che Angelo del Todi, e si va verso i supplementari, come da me agognato. Ci vediamo tra poco. Si riparte ufficialmente nel primo tempo supplementare di questa partita, che non è più una partita ormai una corrida tra... Parte Faria, non, neanche il tempo di dare l'inizio e Faria subito ha preso e ha tirato in porta. Palla. Si riparte col secondo tempo supplementare di questa appassionante finale di Coppa Italia. Giardini ci mette il piede, Mureseghi e Ngombe, Mureseghi rientra sul destro, arriva sul sinistro, Ngombe tiene sempre le linee, Mureseghi salta tutti, Giardini troppo debole per impensierire Beltrami che respinge, Cresto di fisico. Non si è capito bene il movimento del Todi. Gli arbitri fissano la fine di questo secondo tempo supplementare e si va ai rigori. E ci accingiamo adesso a vedere i rigori di questa spettacolare finale. Tra Todi e Angelana si parte col classico dei classici. Pellegrini contro Carpinelli. Pellegrini al tiro. Fuori! Rosselli contro Beltrami. Rosselli contro Beltrami. Parte Rosselli. Gol! Faria contro Carpinelli. Batte Faria fuori! Secondo rigore sbagliato dal Todi. Sorbelli prepara il destro, tiro, Beltrami parato. È uscito effettivamente molto fuori sul rigore. No. Cresto, tiro, rete deviato da Pellegrini, ma Cresto segna il rigore. Perotti, rete, 4-2 e finisce qui. Perotti sigla il gol che dà la vittoria all'Angelana. Ok, siamo qui con mister Maurizio Pergalani che ha appena alzato al cielo la coppa per il titolo di campione umbro di Coppa Italia 2014-2015. Allora mister, una vittoria arrivata ai rigori con una vittoria insomma ridoppiata dopo il successo nel big match contro il Todi di 2 settimane fa. Ti aspettavi questa partita? Era come l'avevi preparata? In parte sì e in parte no, è stata una partita avvincente e equilibratissima e l'esito infatti dei rigori era in un certo senso anche giusto per l'equilibrio a mio avviso che si era visto in campo. Poi si sa, i rigori sono una lotteria, noi abbiamo avuto la meglio, però credo che un grande applauso vada fatto anche al Todi, che
che credo abbia disputato una grandissima partita, sicuramente a mio avviso migliore di quella che non hanno giocato in casa da loro nel corso del campionato. C'era molta determinazione in campo, molta convinzione da parte di tutti, c'è stato anche qualche errore, ma è giusto che sia così in una finale che comunque era sentita. E credo che sia stata, a parte qualche scintilla finale diciamo a gioco fermo, credo che sia stata una partita intensa, equilibrata. Anche perché c'erano molti giocatori che si conoscevano, che hanno giocato insieme, Ngombe, Rosselli, Pellegrini e Carpinelli, insomma erano diciamo tanti amici in campo e comunque la battaglia è stata serrata. Quanto è significata l'assenza di uno come Hicam, che peraltro è anche il capitano della squadra? Ma io credo che Hicam, non ve lo devo dire io, il suo valore come, sia come giocatore, come uomo leader all'interno dello spogliatoio e all'interno del campo. È un giocatore che si sa quando c'è da mettere la gamba, il cuore e le abilità tecniche che sono innate e non si tira mai indietro. È ovvio, abbiamo risentito molto di questa assenza, abbiamo cercato però in parte di mascherarla anche in questo periodo, cercando di metabolizzarla come un qualcosa di naturale, inevitabile, e ci siamo in parte riusciti. Senti, io ho visto al di là delle assenze, insomma tutti hanno giocato bene da entrambe le parti, ho visto un grandissimo Murasechi e un'altra grande prestazione da parte di Giardini, condividi la mia idea? Ma guarda, su Murasechi non lo scopro io, è un giocatore che ormai sono diversi anni che fa la C1 o comunque la C2 sempre da protagonista con le squadre di vertice e si è sempre distinto sia per i numerosi gol che realizza, ma anche per il grande impegno e determinazione in campo. Su Giardini credo di essere anche un pizzico presuntuoso, ma di prendermi dei meriti, nel senso che tutti lo conoscevano per essere un buon giocatore, però io avevo visto in lui delle qualità che secondo me andavano al di là del buon giocatore, cioè del gran giocatore, adesso naturalmente rispetto parlando per la categoria, e naturalmente giocando in una squadra importante come poteva essere l'Angelana poteva esaltare, evidenziare ancora di più queste sue qualità che non sono solo tecnico-tattiche ma anche umane.